Ben ritrovati a tutti amici appassionati bikers, eccoci qui con il secondo appuntamento consecutivo dedicato a chi ama, è vero, questo sport, ma che lo fa non per competere, vale a dire senza il cronometro in mano, ma soltanto per conoscere, passeggiare, insomma, per andare alla scoperta di luoghi, di sentieri, di itinerari che magari tanti non conoscono. Tra l'altro sono anche itinerari frequentatissimo da gente che cammina a piedi. Loro, gli amici della MTB di Stezzano, che ci hanno fornito le immagini che fra poco vedrete, che vedete anche scorrere alle nostre spalle, le mie spalle, e fra poco le vedrete a schermo pieno. Loro invece amano percorrere questi sentieri con il loro mezzo, con questo mezzo fuoristrada. Anche qui subito due filmati per circa 17 minuti di immagini. Il primo ci parla del passo del Palio in Valle Imaia con la partenza dai 1000 metri di Fuipiano Imaia. Il secondo invece ci parla di un sentiero sulla colle sul Colle Maresana, perciò appena sopra Bergamo, nell'Interland di Bergamo per intenderci, dove questo sentiero è stato addirittura per lunghi tratti ripulito dalle sterpaglie, dai sassi che le incessanti piogge di questi ultimi tempi avevano portato sul sentiero stesso, ed è stato ripulito proprio dagli amici della MTB di Stezzano. Ecco, i primi due sentieri che vi facciamo vedere sono proprio questi. Andiamo a vederli assieme.
We'll be right back.
veramente bravi gli amici dell'MTB di Stezzano con questi due primi filmati che ci hanno dilettato veramente, ci hanno fatto conoscere davvero dei bei sentieri. E adesso continuiamo il terzo filmato che vi proponiamo. Praticamente si parte da Fuipiano, però Fuipiano al Brembo, perciò in Valle Brembana, passando poi per Alino, giusto, e ad altre piccole frazioncini, e i nostri amici dell'MTB di Stezzano vanno a percorrere altre zone suggestive e ce le fanno vedere appunto in questo filmato, per poi ritornare con il quarto filmato, la quarta parte di questa trasmissione in Valle Seriana e esattamente nella zona del rifugio Magnolini e poi nella zona che è tutto intorno al rifugio Magnolini. Con la salita però, il rifugio Magnolini voi sapete essere nella zona del Monte Pora, con attenzione alla salita però dalla parte di Lantana, nella zona di Onore, che è una salita abbastanza impegnativa. Poi vi facciamo vedere questi due filmati, rientreremo ancora fra poco, state lì. We'll be right back.
is real, and they've blamed you for the times when you said you never understood and never really wanted to believe. This is all there is to be. This is all. Letting go and moving on, like a lonely nesting bird, you were running blind for days, but you couldn't sleep at night. You got tired and fed up with all the lies. This is all there is to be. This is all. You have faded away. So
Bravi, bravi, complimenti ancora e adesso attenzione, usciamo dalla nostra, o perlomeno a cavallo, ma per la verità siamo fuori dalla provincia bergamasca, siamo nella zona del Bresciano e qui vi parliamo con le immagini, parleranno gli amici di Stezzano, della zona del Grand Tour della Franciacorta, passando prima attraverso le Torbiere di Iseo, attraverso Provaglio e poi arrivare in quelle che sono le, diciamo così, le distese, i vitigni della Franciacorta che tanto hanno contribuito per rendere famoso questo posto. E poi l'ultimo filmato di questo servizio dedicato agli appassionati della mountain bike per passeggio, non per competizione, lo riferisco ancora, praticamente ci portano fuori regione. Andiamo nella provincia di Belluno e nel Pordenone, la provincia di Pordenone, dove ricordo esattamente nel 1963 c'è stata una delle più grandi disgrazie che tutti noi ricordiamo, vale a dire la diga del Vajont che è ceduta, anzi per la verità non è ceduta la diga, si è staccato un costone roccioso dal monte che sovrasta la diga, è caduto nella diga, questa ha straripato, cioè l'acqua è fuoriuscita dalla diga e nel suo impeto ha travolto alcuni paesi che erano sotto, andando ad uccidere, pensate un po', ben 2500 persone. Proprio per ricordare quella disgrazia che è avvenuta il 9 di ottobre del 1963, eccetera, gli amici della mountain bike di Stezzano sono andati a ripercorrere quei posti. Bene, ci vediamo alla fine per il commento finale. I feel so wise from too much trying.
viendo la televisión. A todas horas prensa el corazón. Ya llegar a casa viendo la televisión. Al mediodía sobredosis culebrón. Sobredosis culebrón. Y aquí el tomate. ¡Tomate!
Devo essere veloce perché naturalmente i servizi erano tanti, ma soprattutto interessanti e avete visto anche l'ultimo, davvero molto bello. Andiamo alla conclusione. Abbiamo così concluso questa seconda parte dedicata agli amici della Mountain Bike di Stezzano. Abbiamo ancora un po' di roba da farvi vedere. Lo faremo naturalmente nelle prossime settimane. Intanto ringrazio appunto Tarta e tutti i suoi compagni di viaggio e ringrazio tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Grazie e risentirci. Alla prossima.